Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La sezione è chiusa. Come chiusa? Cioè, nel senso, non c'è il presidente, non è stato ancora nominato il sostituto e quindi è chiusa. Torneremo probabilmente stasera. Grazie, arrivederci. Siamo in una scuola del quartiere della Zisa di Palermo. Lì sotto si sta votando, come vedete. Da questa parte pure c'è una sezione aperta, mentre questa. Sono quasi le 10 di mattina e ancora non c'è nessuno. Manca il presidente. Il 164 forse. Il 344 dice che manca pure il presidente. Ma posso stare avvisando a tutti? È una vergogna. Cioè, lei stamattina è venuto per votare e non ci può. Dalle 10. Manca il presidente, manca tutto il personale. Sentiamo. Oggi, giorno di votazioni. Vuota, ci sono le scatole del Ministero dell'Interno con lo scotch ancora tutto sigillato. Scrutinatori? Sì, però non mi dico. Ma suo presidente dov'è? Si è capito? Boh, deve arrivare. In teoria sembra che qualcuno abbia rinunciato e non è stato trovato qualcun altro. Intanto si aspetta qua. Ma in tutta Palermo mancano 180 presidenti da stamattina, ma come è possibile? Dove sono finiti? Il motivo non lo so, forse sono tutti che stanno andando allo stadio. No, stasera il Palermo si gioca la Serie B. Sicuramente sì, forse è più importante questa. Credo che sia il motivo la partita del Palermo, secondo me c'è qualcosa sotto. Sezione 366. Buongiorno, ma non c'è nessuno. Neanche qui. Tentate più tardi, ma noi siamo al supermercato. Vabbè, non ci viene a votare. Ma lei che fa? Torna più tardi? No, io vengo da Carini per votare. E quindi che fanno? Un voto? E non voto, ci passa la voglia con il suo presidente, non c'è nulla, e io a bene di Carina Treccà. No, mi dispiace, fate pena. Ma però dico sempre non c'è lavoro. E poi quando c'è l'opportunità di guadagnare una cosa extra. Se vuoi, io non posso farlo io il presidente adesso. Ha chiesto. Se ha delle conoscenze. No, io conoscenze non ne ho, però è una buona idea.